Buongiorno ragazzi, sono Michelangelo Gagliani, vi parlo da una delle due sedi della mostra in corso qui a Montefemiglia, in particolare qui da Casa Cavezzi, e per raccontarvi un po' quello che è stato il mio percorso da quando più o meno avevo la vostra età, forse qualche anno in più, e quando iniziai appunto a lavorare, ad avvicinarmi al marmo, qui a due passi da dove ci troviamo ora, e andando così, frequentando il laboratorio di un marmista più vicino, che oggi non c'è più, ma che all'epoca era ancora in attività, e appassionandomi così, no? Al lavoro e anche al materiale, appunto il marmo, che potete vedere qui alle mie spalle. Questo è avvenuto in un'età in cui ancora non avevo scelto di fatto, no, che strada intraprendere, e non avevo, ero ancora, frequentavo le scuole superiori. Pertanto io, come ho sempre detto, una formazione più autodidatta, nel senso che gli studi, poi quelli futuri, come l'Accademia di Belle Arti, li iniziai, no, negli anni seguenti. E mi diplomai, mi laureai in scultura all'Accademia di Belle Arti di Carrara, ma in realtà la fase iniziale, cioè il primo approccio alla materia e al lavoro, avvenne verso i 15-16 anni, quindi ancora in un'età in cui frequentavo un istituto d'arte. Questo per dirvi e spiegarvi che gli studi sono importanti, sono fondamentali, gli studi anche ovviamente dedicati, no, a questo tipo di lavoro, di professione, però alla base di tutto deve esserci una passione vera, una passione che prescinde da qualsiasi concetto o nozione, anche se vogliamo anche scolastica. Nel senso che dovrebbe esserci in voi un fuoco che è in grado di farvi dedicare tantissime ore del vostro tempo a una professione, a un lavoro, direi che non è neanche tale, nel senso che io non lo considero un lavoro, una professione, nel senso che io non per me non esistono le ferie, non esistono gli stacchi, cioè la fine di un'opera e poi la pausa, no, estiva o la vacanza, cioè è un lavoro questo che nasce da un continuo ragionare, riflettere, pensare, che è un'attività anche inconscia, no? Che ti permette, ti consente di elaborare, no? Quella che poi sarà un'opera, e che ti rendi conto, forse mentre la stai realizzando o quando l'hai appena finita, che è il frutto di una sintesi, di un'infinità di stimoli che hai raccolto. E dove li hai raccolti? Li hai raccolti attorno a te, osservando, guardando. Ritengo che l'osservazione e la curiosità sia fondamentale per la creazione, e ripeto, anche non rendendosi conto in quell'istante, in quel momento in cui si sta guardando una cosa, che quella cosa potrà servire per, no, la creazione o l'ideazione di un'opera, ma in realtà farà parte come fa parte tutto ciò che abbiamo attorno a noi. Sostanzialmente l'artista è colui che si muove in un ambiente, in uno spazio, e rapisce, ruba e cattura tutto ciò che può per poterlo condensare in una sintesi. Questa sintesi di fatto è l'opera. Questo è sostanzialmente il processo creativo, possiamo, no, semplificando, definirlo in questo modo. Poi c'è tutta la parte che riguarda il lavoro stesso, cioè il creare, cioè quindi tutta quella parte che deriva, no, da una tecnica, da una padronanza, no, del proprio mestiere, del proprio lavoro. A me piace parlare di mestiere perché è alla base di ciò che faccio io, ma credo che sia molto importante per chiunque crei opere d'arte, proprio perché ti consente di viverle, no? Cioè dall'inizio, cioè da quando è in uno stato embrionale fino alla fine, ma in questo tempo intercorre
intercorre un'infinità di momenti e ogni momento è diverso e questa è la vita che tu vivi, no? Insieme all'opera che stai realizzando. Per cui questo ti consente anche di come dire, modificare, cioè ti consente di sorprenderti anche, no? Perché i vari passaggi ti possono, i vari anche imprevisti ti possono portare, no, a soluzioni completamente diverse che non avevi pensato all'inizio. E questo tempo è fondamentale proprio per questi aspetti. Oggi come oggi, e non solo oggi, l'artista può permettersi il lusso anche di non lavorare, cioè di non realizzare personalmente le proprie opere, perché ci sono le tecnologie che te lo consentono, e una volta quando non c'erano le tecnologie attuali c'erano le maestranze, cioè gli artigiani che realizzavano per te, no, le tue idee, quindi ciò che tu avevi concepito. Però è chiaro che non esisteva, non ci può essere il tempo di cui vi parlavo prima. Perché? Perché esiste un creatore, cioè l'ideatore, ed esiste una tecnologia o un'altra persona che realizza quell'idea e la realizza esattamente come è stata pensata da chi l'ha creato, da chi l'ha ideata. Cioè non c'è possibilità di modificazione, non c'è l'imprevisto, non c'è l'errore, non c'è il vissuto, non c'è il tempo che intercorre tra una pausa e un'altra. Chiudo e faccio un esempio. A me a volte capita di iniziare delle opere anche molto complesse, grandi, per le quali occorre tanto tempo e per ragioni di mercato, per ragioni di altri impegni sono costretto a interromperle. È chiaro che in quel momento sono dispiaciuto perché non riesco a finire a lavorare su quell'opera, ma in realtà alla fine quando la riprendo in mano mi rendo conto che il tempo che è passato in cui non ho lavorato su quell'opera mi è servito per poterla eventualmente guardare con un'attenzione diversa, con un occhio diverso, con modi diversi, cioè e tempi diversi, avendo assorbito altri stimoli. E quindi di fatto questo tempo per me rimane fondamentale all'interno di quello che è il mio processo creativo. Poi io ho avuto da subito, proprio per come ho raccontato, avendo iniziato così presto, ho avuto un approccio molto istintivo alla materia, no? Nel senso che io non utilizzo metodi, diciamo, matematici per trasferire modelli in altro materiale al marmo, che esistono, si sono sempre utilizzati. Io spesso, anzi quasi sempre, non faccio disegni, non faccio modelli preparatori, per cui le opere che io realizzo sono ricavate direttamente da quello che era il lavoro, no, su blocco di marmo. E tant'è che questo mi consente anche tutte quelle variazioni, quelle modificazioni di cui parlavo prima, e soprattutto mi consente anche di assecondare la materia stessa. Uno dei rapporti fondamentali che è sempre stato alla base del mio lavoro è sempre stato quello tra una parte lavorata, finita, quindi ovviamente da me, e quella che era la materia, no, primigenia, la materia grezza, no, tutto il suo aspetto anche, se volete, di bellezza e drammaticità che può avere per me, che amo questo materiale, il marmo. E quindi questo tipo di approccio molto istintivo, no, al lavoro, che era poi anche l'approccio di Michelangelo Buonarroti, no, e si capisce anche guardando attentamente le sue opere, no? Cioè senza appunto utilizzare disegni preparatori, modelli o insomma in pochi casi, consente di vivere il lavoro e vivere il tempo dedicato al lavoro in modo assolutamente unico. Questo è chiaro che diventa una caratteristica che è irripetibile, cioè è impensabile trasferire questa peculiarità a una macchina, quindi a una tecnologia non moderna, proprio utilizzata come si sono utilizzate oggi, ma anche allo stesso artigiano, perché l'artigiano stesso non ha la sensibilità che può avere l'artista, no, perché sta lavorando su una cosa che non è sua, e quindi è tenuto a rispettare quello che è il modello iniziale, quello che è l'idea iniziale, e quindi non si può pretendere che questa peculiarità e questa sensibilità, no, spetti sia né della macchina ovviamente e neanche dell'artigiano. Quindi diciamo che rappresenta questo di fatto un unicum, no? E rappresenta anche l'impossibilità di replicare l'opera. Cioè ogni mia opera è un pezzo unico e irripetibile. Ma proprio perché è dato da questa irripetibilità, è dato dal rapporto
che c'è tra il mio lavoro e quella che è la matrice stessa del materiale. Cioè è evidente anche nell'opera che qui alle mie spalle, nonostante sia un'opera lavorata no, a 360 gradi, però guardando il basamento si può comprendere che quest'opera nasce da un informe, da un cosiddetto informe, cioè da un frammento di marmo, quindi non un blocco perfettamente tagliato, squadrato in base a un modello, un'opera esistente, ma un informe, quindi una roccia ricavata durante la lavorazione e l'estrazione delle cave, ma che io ho seguito, no? Ho seguito in base anche alle sue dimensioni. Il fatto che questa figura sia una figura a metà è data dal semplice fatto che il blocco era da questa dimensione, però diventa un'operazione anche concettuale, perché questo non è un frammento di una scultura, cioè non è una parte di una scultura danneggiata, di una scultura rotta, è semplicemente un corpo impossibile, no? Di fatto, perché nasce esattamente per essere così, cioè per essere metà e non per, no, essere una parte di una scultura danneggiata, rotta, come possiamo vedere in tanti musei, no? In giro per il mondo. È chiaro che l'origine anche di questo lavoro nasce da questa mia esperienza, cioè dalla visione, no, di tutta la statuaria antica frammentata e ricostruita nei musei, no, di Atene, nei musei di Olimpia, a Roma, e Berlino e tanti altri. Però il processo è esattamente l'opposto, no? Il processo è esattamente l'opposto, cioè io sto creando dei corpi di fatto impossibili, e questo lo faccio attraverso questo rapporto molto particolare con la materia. E per il resto, ritornando un po' a quanto detto all'inizio, devo dire che sì, la passione, come in tutte le cose, è fondamentale, ed è un lavoro, come potete immaginare, anche molto faticoso per chi lo fa con le proprie mani, le proprie braccia. Ovviamente la competenza tecnica diventa importante, fondamentale, tutto ciò che serve anche per realizzare un'opera, no, in marmo è importante, però è chiaro che ciò che muove una persona a fare queste cose, a fare questo tipo di lavoro, è una passione che appunto non ha confine, non ha tempi morti, non ha pause, no? E ti porta, come dire, a rielaborare, a lavorare costantemente, cioè giorno e notte, sabato, domenica, insomma ogni giorno del proprio tempo. Ecco. Questo un po' quanto mi sentivo di...